Ciao, rispondo con piacere a questo commento con il nuovo acquisto che ho fatto da Tiger. Oh, e lavora. Era tanto tempo che volevo provare questi corallini, come li chiama mio nipote. Ma solo perline. Perciò, con questi proverò a fare dei ciondolini per gli orecchini o da usare anche per le collane. Spacchettiamo tutto. Ho comprato anche il tappetino per poter bloccare le perline e inizio a posizionarle secondo uno schema iniziale. Ho identificato lo schema e ora diamo un po' di colore. Il mio ciondolino sarà un cuoricino molto colorato. A me sembra mezzo colorato. E vabbè, anche stavolta hai ragione. Vabbè, andiamo avanti. Vado a sciogliere la plastica e lo faccio mettendo un pezzetto di carta da forno sopra il mio cuoricino colorato e appoggiando il ferro da stiro ben caldo. Schiaccia, schiaccia! Esatto, premo il ferro da stiro ben caldo sulle perline fino a farle sciogliere e unire fra loro, ottenendo così un pezzo unico compatto. Quando è pronto, vado a staccarlo. Eccolo qui. E quando è ancora un pochino caldo, con la mia pinzetta appuntita vado a riaprire il buchino della perlina centrale in modo da poter inserire molto facilmente un anellino metallico che mi servirà per inserire il cordino della collana. Peccato che la Fashion Week è finita, altrimenti ci potevo mandare. Sei veramente troppo gentile. Collanina pronta. Se sei arrivato fino alla fine e questo video ti è piaciuto, lascia un cuoricino e iscriviti se ti va. Ciao ciao!